Si chiama sindrome sgombroide ed è una patologia di origine alimentare che si verifica in seguito a ingestione di pesce crudo contaminato da larve di Anisakis simplex, un parassita del pesce. Ebbene, dal pomeriggio di sabato a oggi più di 20 persone, dopo aver mangiato alici crude acquistate nei mercati rionali di via Montegrappa e a Pigia, oltre che in alcune pescherie di Bari, hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. La patologia provoca reazioni di tipo tossico o allergico. Due di loro sono ricoverati nel reparto di dermatologia del Policlinico di Bari. I due ricoverati come stanno? Qual è la situazione? Ma ora stanno bene grazie alla terapia che è consistita in gastroprotettori, perché alcuni di loro hanno avuto anche sintomi gastrointestinali con vomito, e antistaminici e cortisonici per via generale, in flebo, quindi sono pazienti che ora stanno sotto controllo. I sintomi evidenti quali sono? I sintomi evidenti vanno dalla epigastralgia, possono poi sviluppare sintomi orticarioidi, quindi reazioni tipo orticarioidi, fino ad arrivare a vere e proprie reazioni anafilattiche con perdita di conoscenza e shock anafilattico. Non si tratta di una patologia gravissima, ma il rischio che si arrivi allo shock anafilattico c'è. Non è la prima volta che si verifica qui e poi vengono qui al Policlinico di Bari a dermatologia questo tipo di sindrome, ma perché? Ma intanto c'è stato un po' di anni fa, c'è stato un altro periodo in cui erano diversi soggetti capitavano con queste manifestazioni di sindromi sgombroide, e poi c'è stato un periodo un po' silente in cui ne capitava qualcuno sporadicamente. Adesso da qualche giorno stiamo osservando di nuovo una recrudescenza del problema, quindi credo che bisognerà prestare molta attenzione. Secondo lei i motivi? Intanto una contaminazione delle acque, delle nostre acque. Però non è da escludere anche una partita di pesce proveniente anche da altre coste, da altri litorali. Molto probabilmente una partita di pesce azzurro avariato all'origine dell'intossicazione che ha colpito più di 20 persone nelle ultime ore a Bari. I nuclei antisofisticazione dei carabinieri stanno passando al setaccio i mercati rionali di via Montegrappa e di Iapigia, oltre che diverse pescherie del capoluogo. È proprio qui che sarebbero state acquistate le alici che, una volta ingerite, avrebbero provocato la sindrome sgombroide, così come diagnosticata dai medici del Policlinico di Bari. Buona parte della partita di pesce venduta nel mercato di via Montegrappa è stata acquistata all'ingrosso nel mercato ittico di Biceglie. Ora i NAS stanno cercando di ricostruire l'intera filiera commerciale per capire dove sono state pescate quelle alici vendute poi all'ingrosso a Biceglie. Entro domani sarà possibile avere un quadro completo, oltre che conoscere i risultati delle analisi. Intanto proseguiranno per l'intera giornata altri campionamenti in altri punti vendita della città, sempre a opera dei NAS. Ma i pescivendoli di via Montegrappa non ci stanno e giurano sulla buona qualità del prodotto venduto, e lo dimostrano mangiando pesce crudo dinanzi alle nostre telecamere.